Il PGT di Milano, recentemente approvato, tratta la dimensione energetica soprattutto nell'ottica della riqualificazione del tessuto edilizio esistente. Questo sembra essere oggi un grande driver dell'innovazione e anche un'occasione di sviluppo per la città. I dispositivi che il piano prevede sono estremamente semplici. Si tratta di un solo articolo all'interno del quale sono contenuti gli elementi essenziali, e ha un collegamento col regolamento edilizio all'interno del quale sono contenuti dispositivi tecnici che, essendo oggetto di una continua innovazione, richiedono di essere gestiti in un modo diverso. Le condizioni per definire gli interventi nell'ambito della riqualificazione energetica e della innovazione energetica dei nuovi edifici si fondano su un requisito che è chiamato livelli di ecosostenibilità. Questi livelli di ecosostenibilità fondamentalmente contengono prestazioni energetiche degli edifici, involucri e impianti, e in più contengono indicazioni anche legate ad altri temi ambientali, quali le acque e, come dire, le prestazioni architettoniche degli edifici. Una riflessione che abbiamo fatto è stata molto approfondita, ha riguardato quali dovessero essere i livelli minimi obbligatori, quindi cogenti. Per questo è stato fatto un lungo percorso di ascolto. Questo ascolto ha riguardato la fase di costruzione del piano, la fase di revisione delle osservazioni, la fase di ascolto dei portatori di interesse e anche la fase, diciamo così, del dibattito consiliare. Il risultato finale è un risultato che convince perché tiene conto dei costi, dei benefici e delle domande di mercato. Il piano prevede comunque degli incentivi per la produzione di edifici di particolari prestazioni energetiche o, se vogliamo dire, di particolari prestazioni in termini di ecoefficienza. Noi abbiamo stabilito che il piano stabilisce che vi siano un incentivo fino al 5% della superficie lorda di pavimento per chi è in grado di superare i livelli minimi obbligatori, di fatto anticipando dei livelli che saranno obbligatori in base alla legislazione vigente e insorgente nei prossimi anni, quindi chi anticipa sarà in qualche misura premiato. Il piano però prevede un forte incentivo soprattutto sulla riqualificazione dell'esistente. In questo caso gli incentivi vanno fino al 15% della superficie lorda di pavimento e la misura dell'incentivo non è più legata alla prestazione assoluta, ma all'incremento di prestazione rispetto al precedente edificio. Questa che possiamo chiamare questa incentivazione, questa moneta urbanistica, non è destinata a decadere, quindi non ha validità a tempo determinato, ma a tempo indeterminato, e in più può essere spostata rispetto al luogo in cui si genera, ove le condizioni architettoniche, urbanistiche e ambientali non consentissero di spenderla in luogo. In più c'è un piccolo apparato che riguarda un'ulteriore premialità specifica per gli edifici di particolare valore artistico, storico, architettonico, rispetto ai quali le prestazioni energetiche sono più difficili da conseguire.